in tutte le sedi internazionali, in particolare l'ONU e l'Unione Europea, al fine di bloccare la pericolosa escalation militare in una regione già resa fragile da dispute territoriali e con la contemporanea presenza di tre potenze nucleari come la Cina, la Russia e gli Stati Uniti. E ad evidenziare e a condannare le violazioni, inoltre la mozione impegna il governo a evidenziare e condannare le violazioni dei diritti umani perpetrate dalla Corea del Nord e a intervenire, per quanto di propria competenza, e nelle organizzazioni internazionali rilevanti presso il governo della Repubblica Democratica Popolare di Corea affinché possano cessare al più presto le gravi violazioni dei diritti umani, si possa mettere fine alle esecuzioni capitali e si possano chiudere i campi di prigionia e rieducazione. L'attenzione nei confronti della Corea del Nord per entrambi questi profili deve essere mantenuta costante e alta. In una situazione come quella odierna, di ordine internazionale che va ricomponendosi, dobbiamo fare di più sempre affinché le regole internazionali siano rispettate e le violazioni di queste punite con puntualità e severità. Grazie. La ringrazio. Non vi sono altri iscritti a parlare, quindi dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il governo intende intervenire o si riserva di farlo successivamente? Successivamente. E il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. A questo punto sospendiamo la seduta per un quarto d'ora, per una breve pausa tecnica, e fra un quarto d'ora la riprendiamo. La seduta è sospesa.